Zelensky in visita a Kherson, ricostruiremo tutto, la gente tornerà, ha promesso il presidente ucraino. Francia ancora paralizzata, nuovo sciopero generale contro la riforma delle pensioni, picchetti e cortei, caos nei trasporti. Una prova di forza e di sfida. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Kherson, terza tappa di un viaggio di 2 giorni nelle zone che hanno dovuto affrontare maggiormente i contraccolpi dell'invasione russa. Dopo essere stato a Kharkiv, nella regione di Donetsk, Zelensky ha voluto ispezionare i lavori di ricostruzione degli edifici distrutti nella città che le forze di Kiev sono riuscite parzialmente a liberare a novembre. Nel frattempo, volontari e medici cercano di curare i feriti degli attacchi in corso. Gli autobus sono stati trasformati in ambulanze. Con i combattimenti che probabilmente si intensificheranno nei prossimi mesi, le operazioni di soccorso come questa potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte per molti ucraini feriti sul campo. Russian forces conducted a limited drone and missile strike campaign in Ukraine over the past few days, indicated that they continue struggling with precision missile shortages. Russian forces conducted more intensive and wider-ranging strikes during their autumn 2022 campaign, suggesting that Russian forces may now be rationing their use of high-precision munitions for these strike campaigns, or may simply lack the necessary munitions to sustain strike campaigns at their earlier pace and intensity. Now, the US-based Institute for the Study of War says the tempo of Russian operations around Bakhmut, a key objective for Moscow, which sees the town as a stepping stone towards completing its conquest of the eastern Donbas region, appears to be slowing amid Western reports that Russian forces may be attempting to launch offensives in other directions. British military intelligence believes Russia's assault on the town could be running out of steam. The UK Ministry of Defense assessed that Russian forces may be losing momentum in the Bakhmut area because the Russian Ministry of Defense relocating units to other directions. Now, Russian forces are currently increasing the tempo of the offensive operations around Avdiivka, aiming to encircle the settlement from the north and from the south. And it is possible that Russian forces are doing so at the expense of their operations around Bakhmut and the stalled offensive around Vuhledar. The Institute for the Study of War says Russian forces may choose to launch or intensify offensive operations in new directions, but these operations would likely produce few tangible results as the overall Russian spring offensive continues to near its culmination. Nuova giornata, la nona di mobilitazione generale in Francia contro la riforma delle pensioni. I posti di blocco sono iniziati all'alba, mentre il presidente Emmanuel Macron, sfidando l'impopolarità e la rabbia sociale, spera di portare a termine il suo progetto nell'ultimo trimestre del 2023. In tutto il paese ci sono picchetti e proteste, da Parigi a Lione, da Tolosa a Marsiglia. Proprio in questa città il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon ha difeso il diritto a scioperare e a manifestare ad oltranza. L'état de droit conditionnel n'existe pas. Le seul état de droit, c'est celui des droits constitutionnels à la liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de formuler son opposition quand on s'oppose à tout moment dans les formes qui sont celles de la démocratie sociale et politique pacifique. In tutto il paese ancora caos nel settore dei trasporti. A Parigi centinaia di passeggeri sono stati costretti a fare chilometri a piedi con i bagagli per raggiungere la Gare de Lyon o lo scalo di Charles de Gaulle. Un'altra giornata di proteste in tutta la Francia, dove i cittadini hanno manifestato contro la riforma delle pensioni che il presidente Emmanuel Macron ha fatto passare in Parlamento.
Ci sono state manifestazioni in molte città e scioperi a livello nazionale. La nostra corrispondente Annelise Borges ha seguito la marcia a Parigi. The streets of the French capital and other major cities across this country are filled with people this Thursday in yet another day of national strike and demonstrations against a project by the French government to reform the pension system here in this country, a very contentious project that the French administration of Emmanuel Macron has decided to go bypass Congress and approve it without these people, say popular approval, popular support. Many of the people here in the streets of Paris and a significant number of young people have been saying that their anger is directed towards Emmanuel Macron, the French president, who they say is a threat to French institutions and French democracy precisely because of the way he's doing things, precisely because of the way he's handling this crisis and others. Emmanuel Macron, who appeared on French TV this week, saying that he's not going to back down, that this reform is difficult but necessary. Well, these people say that for as long as he doesn't move and he doesn't give up on this project, they will continue on the streets. Ma le proteste, per lo più pacifiche, sono state funestate dagli scontri in alcune delle principali piazze francesi, a Parigi, Nantes, Rennes e altre città. Tuttavia, il presidente Macron insiste che i disordini non lo costringeranno a cancellare la riforma. I capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno dato la loro approvazione a un nuovo round di aiuti militari all'Ucraina, che comprende 1 milione di munizioni entro 12 mesi, acquistate in modo congiunto da alcuni dei paesi dell'Unione. Durante il Consiglio Europeo, che si è svolto a Bruxelles, è intervenuto in videocollegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ribadito l'urgenza di accelerare le consegne. Je pense que c'est un bon accord dans le sens où on s'engage à acheter ensemble. Ça, c'est une bonne chose, ça nous aiderait à dépenser moins d'argent. Mais en effet, c'est une première étape. La deuxième étape ne doit pas être uniquement d'acheter ensemble, mais de produire ensemble. Anche la strategia industriale proposta dalla Commissione per la transizione ecologica è stata accolta con favore, ma non sono mancati gli attriti. La Francia vorrebbe incentivi e facilitazioni pure per l'energia nucleare, altri governi no. Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Ne, ist es nicht und das sage ich schon Jahre und es gibt nichts Neues. Ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit einem europäischen Fahnen drauf wäre es ein Schwindel. Un altro argomento controverso, ufficialmente nemmeno all'ordine del giorno, era il divieto di vendita dal 2035 per le auto a combustione. Alcuni paesi mantengono bloccato il provvedimento. La Germania chiede un'esenzione per i carburanti sintetici, l'Italia per i biocarburanti. Pensando agli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi. Il summit si era aperto con una discussione tra i leader europei e il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che ha sollevato il problema delle carenze di cibo in molti paesi in via di sviluppo, sottolineando l'importanza della sicurezza alimentare globale. TikTok nel mirino si difende. L'amministratore delegato del social network cinese si è presentato al Congresso degli Stati Uniti per perorare la causa dell'app di condivisione video. Alcuni legislatori americani sostengono che il colosso cinese sia una minaccia alla sicurezza nazionale e individuale e ne chiedono la chiusura. We have heard important concerns about the potential for unwanted foreign access to US data and potential manipulation of the TikTok US ecosystem. Our approach has never been to dismiss or trivialize any of these concerns. We have addressed them with real action. TikTok ha circa 150 milioni di utenti negli Stati Uniti. Washington esprime il timore che i dati possano finire nelle mani delle autorità cinesi o che possano essere utilizzati per promuovere narrazioni favorevoli ai leader comunisti del paese. Pechino afferma che il gigante social è vittima di una più ampia disputa geopolitica. Germania a rischio paralisi, indetto per lunedì 27 marzo un mega sciopero dei trasporti pubblici, ad annunciarlo a Berlino i sindacati EVG e Verdi, proclamando la mobilitazione dei dipendenti del settore.
La protesta riguarderà i trasporti ferroviari di lunga tratta come quelli regionali, il trasporto urbano, ma anche gli aeroporti e la società Autostrade. Il principale sindacato del settore pubblico chiede un aumento del salario del 10%, il doppio di quanto offerto, per far fronte al caro vita. Decifrato il DNA di Beethoven, si scopre che il grande compositore aveva sofferto di epatite B, beveva alcolici e morì a 56 anni, probabilmente di cirrosi. Resta invece poco chiara la causa della malattia che lo rese sordo. A distanza di due secoli lo ha stabilito un gruppo di ricerca internazionale, analizzando diverse ciocche di capelli che si ritenevano erroneamente appartenere tutte al musicista. You have the liver disease, and this seems to have developed over about the last 6 to 7 years of his life. It's first in evidence in 1821 with a 2-month attack of jaundice that then clears. It possibly reappears in the winter of 1824 to 1825 with these heavy nosebleeds that he talks about. In the spring of 1825, he describes spitting a great deal of blood from his windpipe. This is likely indicative of cirrhosis, so that Non l'unica sorpresa scientifica. Dall'analisi è emerso che il cromosoma Y del musicista non corrisponde a quello di nessuno dei suoi 5 attuali discendenti dal lato paterno. Vuol dire che nel corso delle 7 generazioni successive ci deve essere stato almeno un concepimento extraconiugale dopo la nascita dell'antenato comune Hendrik von Beethoven.